Il Del Conero deve essere proprio lo stadio preferito di Riccardo Barbuti, perché in due apparizioni in questa stagione l'attaccante da solo ha messo insieme 6 punti, quelli che a novembre consegnarono il successo a Lumezzane 0-1 e quelli che hanno permesso al Teramo di espugnare un campo, quella dell'ultimo in classifica, che nonostante le difficoltà non sembrava volerne sapere di arrendersi ad un destino già scritto. La vittoria di misura del Diavolo combinata con i risultati di giornata portano il Teramo a 34 lunghezze e non fosse per gli scontri diretti sfavorevoli la formazione di Ugo Lotti sarebbe salva, ma con questo ritmo il Diavolo, sostenuto da quasi 200 tifosi nelle Marche, non può avere paura della parte restante di un campionato che tende a essere, ogni giornata che passa, sempre meno amaro. Per carità, di strada da fare ce n'è ancora tanta, ma nelle ultime settimane quasi nessuno ha tenuto il passo dei biancorossi, che non giocano la loro migliore partita e devono affidarsi ad un lampo, per l'appunto quello di Barbuti, che a 13 dalla fine risolve una gara appiccicosa, difficile, esattamente come Ugo Lotti se l'aspettava la vigilia. Ma il Teramo era partito con l'obiettivo di tornare a casa con l'intera posta in palio e ci è riuscito, pur soffrendo più del previsto, esattamente come si addice ad una formazione che naviga nei bassi fondi ed è costretta a lottare fino all'ultimo centimetro per portare a casa l'obiettivo che, seppur minimo, rappresenta un traguardo imprescindibile per il futuro della società aprutina. Per il lampo, quello determinante però, bisogna aspettare 77 minuti in una gara brutta, scialba, che regala poco o nulla agli spettatori presenti. Il Teramo vince con una ripartenza, aspettando l'occasione giusta e quel pizzico di fortuna che serve quando sei lì sotto e devi cercare di tirarti fuori. E il Teramo, almeno guardando la classifica, ce l'avrebbe quasi fatta. Manca l'ultimo sprint, quello decisivo, quello che potrebbe regalare a questa squadra una permanenza che qualche settimana fa sembrava davvero utopia.